Little Fugitive, il piccolo fuggitivo del 1953, ha una sceneggiatura minimalista. Due fratellini di Brooklyn, Lenny di 11 anni e Joey di 7, restano soli per un giorno e mezzo perché la loro mamma è dovuta andare ad assistere la madre morente. A causa di uno scherzo organizzato da Lenny, il fratello maggiore, il piccolo Joey fugge di casa, convinto di aver ucciso il fratello. Essendo salito a caso su un treno, si ritrova a Coney Island, dove viene raggiunto da Lenny, avvertito dal proprietario di un maneggio. Circondato però dal Luna Park, dal parco, dal campo gioco, l'innocente Joey passa il tempo a dimenticare, la sua sofferenza. La credibilità di questo film, o meglio la sincerità, perché il film non si preoccupa affatto di essere credibile, è dovuta sicuramente alla performance del piccolo attore Richie Andrusko. Il film non ha un messaggio da dare, non ha neanche una dottrina, ma ci porta semplicemente nel mondo del piccolo Joey e ci mostra le cose come appaiono attraverso i suoi occhi. E riusciamo per un attimo anche a dimenticare noi stessi, tanto da divenire accompagnatori virtuali di quell'avventura pomeridiana. Il film è scritto e diretto da Abrashkin Raymond, conosciuto anche come Ray Ashley, e dalla coppia di fotografi Maurice Engel e Ruth Orking. La cosa notevole del film è che Engel ha girato tutta la pellicola con una camera a mano da 35 mm, senso sonoro, che poi è stato aggiunto successivamente. Una tendenza iniziata dal famoso fotografo Paul Strand, che ha anche introdotto Engel alla fotografia. Essendo un film girato con una cinepresa a mano negli anni 50, Little Fugitive è un pioniere nella storia del cinema indipendente americano. Inoltre, Engel è riuscito anche a catturare le scene mentre le persone erano del tutto ignare, rendendo così le scene completamente naturali e spontanee. Il piccolo fuggitivo ha un grande merito, ovvero quello di aver influenzato la nascita della Nouvelle Vague francese. Lo capiamo dalla frase di Truffaut, che dice che se il piccolo fuggitivo non fosse arrivato a noi, la nostra Nouvelle Vague non sarebbe mai esistita. Se scaviamo poi un po' più a fondo, quando si guarda il film, si notano le somiglianze tra gli scenari del piccolo fuggitivo, appunto, e fino all'ultimo respiro di Godard, per esempio, del 1960. Ma ancora di più alcune somiglianze in certe scene e nella sceneggiatura dei 400 colpi del 59 di Truffaut, il quale ancora una volta non nega affatto di aver preso spunto. A Little Fugitive è accettato come il primo lungometraggio indipendente d'America, anche se è un titolo che appartiene al film Shadow del 1959 di John Cassavetes. Tuttavia, Little Fugitive è stato girato 7 anni prima di quel film. In conclusione, Il piccolo fuggitivo è un film raro da vedere, in quanto non solo importante documento di un cinema allora nuovissimo, ma un ritratto psicologico coinvolgente, appassionante e delicato.